scema, quant'è bella. Ancora più forte. E più bella ancora. Non ha bisogno di presentazioni perché lo riconoscete. Tony Sant'Agata, posso soltanto dirvi che questa sera ci ha davvero, ma davvero, davvero emozionato. Ogni volta che lo abbiamo chiamato sul palco scattava come un ragazzino. Ha fatto simpatia a tutti, a tutti, a tutti, non solo quando ha cantato, ma anche quando si è rivolto al pubblico con un messaggio importante. Ecco, quel messaggio sul tuo desiderio, su questo progetto culturale che tu tanti anni fa hai rivendicato per la Puglia e che stasera con grande orgoglio possiamo dire: Tony, ragazzi, ce l'hai fatto, raccontiamolo alla telecamera. Ma sai, io in effetti avevo dentro al cuore questa volontà di dare un'immagine forte alla mia terra. Noi abbiamo avuto un esempio fantastico, Napoli. Napoli, con le canzoni napoletane, mi viene la pelle d'oca ogni volta che ne parlo. Io ne conosco almeno 200 di canzoni napoletane, una più bella dell'altra. E dicevo sempre che belle queste canzoni, ma se uno mi chiede una canzone nella mia lingua, in un linguaggio che poi raccoglie un po' tutta la Puglia, ma anche un po' della Basilicata, un po' della provincia d'Avellino, un po'. Io che cosa canto? E allora piano piano da ragazzino ho avuto un progetto, ho incominciato a scrivere nella mia lingua. Massimo, tu sei straordinario, bravo, Massimo Lucio è bravissimo. Mi sta tirando fuori delle cose che io quasi non ho mai detto neanche in radio. Quando ero ragazzino, io che cosa facevo? Scrivevo dei versi, li scrivevo in italiano e contemporaneamente li traducevo in dialetto. E dico perché? Perché già allora io ho avuto un'intuizione, avevo detto: le nostre mamme e i nostri maestri ci spingono a parlare in italiano, è vero? Massimo, ci spingevano nel dopoguerra e dicevano, figlio mio, devono il dialetto. Figlio mio, devi parlare italiano, perché se non parli italiano non hai futuro. E quindi ognuno di noi cercava anche a scuola. Io me la posso raccontare da solo, forse voi non mi state neanche ascoltando. In italiano ero forte, ma proprio sono stato forte. Era molto bravo a scuola, me l'ha raccontato anche a me. No, ho anche insegnato lettere poi nelle scuole medie successivamente. Però ho detto: ma se continuiamo a fare così i dialetti si perderanno. Beh, però devo anche dire che ha scritto 400, pensate, 450 canzoni. Quante in italiano, quante nelle varie lingue, perché tu hai fatto anche delle cose in napoletano importanti. Certo, in napoletano ho scritto Ciuccio Fatù, ho scritto Carissimo Totò, ho scritto Ogni notte da sonno, ho scritto tante che ho scritto I fornute t'ingazzà, che è un inno alla libertà e soprattutto è un inno alla meridionalità. Cioè sarebbe a dire il famoso brigantaggio. E allora è venuto ad incazzare Garibaldi, è arrivato a qualche cosa da cagnare. Cioè 450 canzoni, provate a scrivere 450 versi, altro che. E poi ho scritto anche 6 opere liriche, di cui una la sto completando adesso, e poi ho scritto anche 200 canzoni nuove, una al giorno, per Rai 1. Un record assoluto, cioè io ogni mattina... 6 canzonissime, tappe vinte, canzonissime vinte, anche delle edizioni di canzonissima. Certo. Mi pare 1.200.000 cartoline, 400, gli ho tolto 200.000 voti a questo signore, 1.400.000 cartoline firmate singolarmente con il suo nome. E questo ho vinto canzonissimo. Allora, voglio fare una considerazione però con te, con la quale chiudiamo l'intervista. No, ma diciamo che il nostro amico Riccardo. Riccardo è stato bravissimo, no, lo stanno dicendo tutti quelli che vengono. Di stare insieme a te stasera, tutti, eccolo qua, eccolo qua. Allora, Riccardo, abbiamo il maestro Tony Sant'Agata. Sì. 450 canzoni. Che cosa possiamo dirgli?
com'è è bella la prima canzone, la seconda è più bella, com'è bella la seconda canzone, la prossima ancora più bella, e ne abbiamo fatte 450. Allora come lo traduciamo? Provalo a canticchiare, canticchialo. No, io canto adesso questo ritornello che mi ha dato veramente tanta gioia in tutto il mondo. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bella ancora. Signori, Tony Sant'Agata. Bravo, lui si ricorda anche quel primo disco, faceva proprio la mossa. Bellissimo, però no, abbiamo finito l'intervista perché io avrei finito con vino, eccolo qua, vino ti raccampa, vorrei coprire la tua bocca di baci, bravissimo, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. Zazan. Oh.